approfittiamo della postazione di Radio di Massa. Solo una parentesi, io non vorrei apparire saccente, ma io conosco questo film, conosco anche il protagonista del film, Al Pacino, e io posso dire per certo, al 99%, che questo video è stato manipolato, perché conosco il film, e volevo dire solo una cosa, ciao Al, grazie Al. E siamo qui a Radio di Massa, Sì, ciao, buongiorno a tutte le che... ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, perché siamo in diretta Ah, anche siamo in radio, diretta anche quindi buongiorno. su Radio di Massa. Ecco, tra l'altro non so se questa... perché voi introdurrete il tema di Equitalia. Sì, daremo qualche aggiornamento così introduciamo la tematica, Sì, perché non diciamo. credo che, insomma, gli autori sono talmente tanto incompetenti che sarà stata una finezza involontaria questo fatto di Shylock, Equitalia, non credo che l'abbiano fatto apposta. Va bene, comunque, ad ogni modo, Radio di Massa. Sì, Radio di Massa è una web radio indipendente, a noi piace chiamarci proprio Rossi Liberi Indipendenti perché siamo rossi, cioè sì, ci vedete. Va bene. Liberi e indipendenti per coniare, anzi per diciamo, ribadire uno slogan a noi caro, Become Your Media, il nostro motto, quindi apriamo i microfoni a tutti coloro che hanno voglia e bisogno in qualche modo di autonarrare e di autonarrarsi, questo detto molto in breve. Grazie. E se dovessimo sforare, perché siamo già in ritardo, Sì, trasmetterete la partita del Napoli? Grazie. chiaramente sì. Va bene, allora ti lascio con le news su Equitalia. Grazie, ciao. Sì, allora, bene, a noi piace fare informazione indipendente, come abbiamo appena detto, quindi smascherare un po' le bugie dei media commerciali. Quindi la prima cosa che ci sentiamo di dire su Equitalia è che essa non combatte gli evasori, almeno non quelli grandi che una volta scoperti dalla finanza solitamente si accordano direttamente con l'Agenzia delle Entrate, piuttosto. Equitalia va alla ricerca dei piccoli evasori, per lo più privati cittadini o piccoli imprenditori, che non hanno pagato multe, bollette, tasse perché non hanno i soldi. Li cerca, Equitalia li identifica, ma non agisce subito, immediatamente. Questo perché, beh, per capirlo occorre dare un paio di dati. Innanzitutto, Equitalia prende il 9% sulle somme che riscuote e, guadagnando in percentuale, tende a far arrivare le sue cartelle esattoriali al limite dello scadere dei 5 anni, facendo arrivare gli interessi anche fino al 700-800%. Il secondo dato interessante è che spesso a capo delle varie Equitalie sparse per il territorio italiano ci troviamo persone che gestiscono anche contemporaneamente delle società private di recupero crediti e compravendita di immobili. Questo per introdurre un po' la faccenda. Ci rassicurano, raccontandoci e ricordandoci che l'ultima finanziaria prevede che entro il 2013 tutti i comuni si libereranno di questo fardello e così capiamo anche l'importanza che il mainstream ha dato agli ultimi suicidi legati alle cartelle esattoriali che non sono esattamente cominciati ieri. Tuttavia, lo spettro che si cela dietro all'ultima finanziaria è la possibilità della fondazione di enti simili a Equitalia, ma legate magari più direttamente al comune. Resta la noncuranza per ciò che è veramente grave di tutta questa faccenda, che è l'ipoteca dei beni primari, cioè quello che realmente sta mobilitando centinaia di persone in tutta Italia. Ci sono persone che si sono viste la casa ipotecata per una cartella di 2.000 euro e ciò è inaccettabile, soprattutto considerando quanto finora descritto, che in sostanza evidenzia come Equitalia agisca come un'azienda privata che ha individuato nell'insolvenza finanziaria un settore commerciale a tutti gli effetti. Ed è per questo che i cittadini stanno cominciando a muoversi. Risale a un anno e mezzo fa la prima iniziativa di protesta qui a Napoli presso la sede di Equitalia, seguita da processi e denunce ai danni dei manifestanti. Di 2 venerdì fa il presidio disperso nelle cariche sotto la sede di Equitalia e di venerdì scorso invece l'assemblea che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, un'assemblea pubblica che si è tenuta in piazza e che ha rilanciato e ha proposto l'idea di un corteo cittadino. Il movimento che oggi si riunisce contro Equitalia è un movimento che si muove su due questioni principali, che sono appunto innanzitutto la questione dei meccanismi speculativi di Equitalia, che si abbattono soprattutto sulle fasce più deboli della società, e poi sulla questione della natura quasi privatistica di questi enti che, pure se a capitale pubblico,
quindi a capitale di IMS e dell'Agenzia delle Entrate, guadagnano e non poco sulle spalle dei debitori. Le rivendicazioni: chiusura di Equitalia subito e sanatoria del debito. Napoli non è la sola città che si sta mobilitando, si stanno mobilitando un po' in tutta Italia. Chiaramente le mobilitazioni cominciano da poco, perché la storia dei suicidi, che è stata fortemente amplificata dai media, ha scosso le coscienze in maniera non indifferente. Con questo passo la parola agli approfondimenti, ce ne saranno diversi, ma prima ci sentiamo una canzone, mentre in TV ci vedremo un video, che è Precario di Antonio Lipardo. Buon ascolto. Si sono inventati master universitari e dottorati, metterci in categorie diverse dai disoccupati che si sono inventati. Si sono inventati la patente a punti per far meno incidenti, ma poi qui in Corso Italia in 100 metri son 20, son 20 le auto in divieto di sosta, e più avanti c'è un vigile le vedi apposta. Si sono inventati assistenza ai clienti, tanti numeri verdi, mentre attendi da tanto poi la linea la perdi, che si sono inventati. Si sono inventati questi contrattini di collaborazione, solo per dire che in giro c'è meno disoccupazione, ma ho gli occhi puntati sul calendario, e ogni giorno che passa mi sento sempre più precario. Precario, 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 precario. E mentre sanguino all'ospedale, tu che sei l'infermiere, sorseggi il tuo caffè. E qui all'ufficio comunale mi dicono sportello 1, invece sportello 3. E mentre sangue in un ospedale, tu che sei l'infermiere, sorseggi il tuo caffè. E qui all'ufficio comunale mi dicono sportello 1, c'è sportello 3, forse perché sono un precario.